Questa è la mia storia e di chi, come me, si sente perso negli abissi della solitudine e della sofferenza. Non sapevo come venirne fuori. Per fortuna, qualcuno non mi ha mai abbandonato. Mi ha aiutato a riemergere, a liberarmi di un peso e a guardare avanti. Riemergere si può. Parliamone. Buon pomeriggio, riemergere si può, superiamo la stanchezza di primavera, lo spot di Telefono Amico. Ed è la scheda di apertura e il tema della puntata di Restiamo Uniti. La primavera è tepore, luce, ma anche i colori, ma purtroppo anche riacutizzazione di quella che è l'ansia, la depressione, ma anche i disturbi psicologici. Parliamo della stanchezza primaverile, i sintomi, ma anche i rimedi per affrontare al meglio il cambio di stagione in tempo di Covid. Faremo il punto anche sull'andamento della campagna vaccinale, ma parleremo anche di una interessante sperimentazione che sta riscuotendo un successo, l'utilizzo dell'ozonoterapia nei malati Covid. Intanto saluto gli ospiti in studio, il dottore Carmine Di Rosa, psichiatra dell'ASL di Brindisi, la dottoressa Rosaria Rizzo, psicologa psicoterapeuta, e in collegamento via Skype con noi il dottor Claudio Mustic, biologo nutrizionista. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio. Allora, voglio iniziare subito con il dottore Di Rosa, perché il tema, la stanchezza di primavera, siamo al cambio di stagione, porta anche la depressione. Ecco, come riusciamo a combatterla, dottore? Buonasera e grazie per avermi invitato. Come possiamo? Innanzitutto collochiamo e diamo una definizione di cos'è la stanchezza relativamente alle fasi stagionali. Noi siamo influenzati, anche è un tema caro anche all'astrologia per chi ci crede, no? Gli astri ci influenzano, non ci condizionano ma ci influenzano. In realtà i ritmi della luce solare influenzano quelli che si chiamano i ritmi, dico una parola age, i ritmi circadiani, cioè i ritmi che regolano la nostra attività quotidiana. Fra questi anche il recupero delle energie e saggezza popolare. In un proverbio, aprile dolce dormire. Perché? Perché abbiamo l'impatto della nuova luce solare, attiva tutta una serie di sistemi ormonali e neuroendocrini che ci portano a essere più attivi ma anche più stanchi. Contestualizzando questa che è un'esigenza fisiologica invece con quello che è il momento storico in cui vive l'intera umanità, cioè il Covid, l'epoca Covid, è anche lo stress della vita quotidiana che ci pone sempre in costante rincorsa di qualcosa e ha contratto i tempi di pausa e di riposo. Tutto è molto sincopato. Ci sono, no, se pensiamo ai ritmi dei nostri genitori che avevano addirittura l'opportunità di tornare a casa a pranzare, di fare la famosa pennichella che a noi è praticamente vietata. Questo rendeva la vita per certi versi più fruibile, noi non ce la facciamo e questo porta una serie di sintomi sia fisici sia, come dicevi giustamente tu, anche psicologici, perché si ribalta sull'umore e sull'affettività. Ecco, parliamo, lo chiedo alla dottoressa Rizzo, della sindrome cosiddetta di primavera. Si tratta di un disturbo affettivo, diciamo, a livello stagionale? Beh, bisogna fare una distinzione, no? Quello che riguarda la sindrome di primavera, che ci porta un po' a essere affaticati, stanchi, a una perdita di energie, e quando invece c'è bisogno capire se c'è un disagio un po' più profondo. Appunto si parla di depressione e capire anche la differenza, perché ci sono vari tipi di depressione. La depressione ha alcuni sintomi che sono la stanchezza, ma anche l'apatia, la difficoltà di concentrarsi, l'umore che è molto triste, ci sono dei comportamenti che si modificano, appunto c'è un rallentamento anche della motricità del fare le cose. Quando si tratta di depressione è utile capire e soprattutto è utile trattarlo con persone che
sono esperti e che possono elaborare quelli che sono i vissuti profondi della persona. Ecco, persone esperte, persone d'esperienza, quindi lo spot video depressione può partire a cura dell'ASL di Ferrara. Ecco, se la regia è pronta può partire, ecco, lo spot riguardante il video della depressione. Ti senti triste, stanca e demoralizzata e non capisci perché. Non avere paura, parlane con i tuoi cari, chiedi il loro aiuto. Il silenzio è uno schermo pesante che allontana chi soffre dagli altri e da se stesso. Rivolgiti al tuo medico o allo specialista. La depressione si deve affrontare. Ecco, la depressione si deve affrontare e dal centro Egea di Grottaglie è collegato con noi il dottore Claudio Mustic, che è biologo nutrizionista. Chiedo subito come si può combattere la stanchezza fisica e mentale con l'alimentazione adeguata. Cioè, c'è un'alimentazione adeguata per cui possiamo combattere questi disturbi? Buon pomeriggio a tutti, esattamente vi saluto e grazie per avermi invitato ancora alla vostra trasmissione. Beh, sì, l'alimentazione, diciamo che la medicina, no? In pratica non è altro che, voglio dire, l'utilizzo dell'alimentazione far sì che può sostituire tanti farmaci. Però infatti mi volevo collegare all'intervento del collega di prima. Cos'è la stanchezza? Non è altro che in pratica l'abbassamento delle nostre proprie energie, no? E la capacità in pratica può essere dovuto anche a uno sforzo fisico intenso, oppure appunto uno sforzo mentale, o lo stress, e noi da un anno a questa parte lo stress ne abbiamo accumulato veramente tanto, quindi voglio dire, e poi appunto come si diceva, se tralasciamo la stanchezza di determinate patologie, quindi magari che sono inerenti appunto a queste patologie, la maggior parte, questo diciamo che la stanchezza coinvolge un campione molto ampio di persone, di cui anche noi siamo coinvolti, quindi io in prima persona, tutti, appunto come diceva il collega, del cambio di stagione, no? Siamo tutti sottoposti a carico di lavoro che ci rende più fragili. Anche lo sbalzo della temperatura è importante, perché va a indebolire il sistema immunitario, anche se poi il nostro organismo è in grado di adattarsi anche alle diverse condizioni, no? Talvolta estreme, quindi reagisce anche a mutamenti abbastanza repentini nel passaggio delle stagioni all'altra, quindi da freddo a caldo, da caldo a freddo. Però se ci sono alcuni soggetti che, dove queste condizioni può generare veramente uno stress, un indebolimento, e questi sono i meteoropatici, tutti magari, non so se puoi conoscere qualcuno, molta gente effettivamente accusano malessere, e quindi quali sono questi malessere? Perché poi la stanchezza, con il termine stanchezza possiamo dire tutto e niente, ma è la spossatezza, mal di testa, insonnia, quindi non si dorme, si dorme male la notte, quindi noi ci alziamo la mattina e abbiamo le varie cefalee. Ecco, dottore, c'è correlazione tra la stanchezza e il sovrappeso? C'è una correlazione tra questi due elementi? Assolutamente sì, infatti mi stavo per collegare perché fondamentalmente poi le persone che hanno sovrappeso o sono obese magari hanno diversi problemi, soprattutto nel sonno, perché magari adesso può sembrare abbastanza banale, no? Anche una temperatura della stanza, no? Deve magari superare 19 gradi, oppure il livello di umidità, ma soprattutto anche il materasso. Cioè persone che hanno un certo peso, quindi sono sovrappese, o sono obese, devono essere sostenute da un materasso adeguato, perché la colonna vertebrale potrebbe non avere il sostegno adatto, quindi ci alziamo con il dolore articolare, appunto come dicevo, cefalea. Lo stesso cuscino è importante. Perché? Perché si hanno, soprattutto nelle persone in sovrappeso e obese, si hanno le cosiddette apnee notturne, dove si dorme male, si svegliano diverse volte, quindi è fondamentale avere dei sostegni importanti. Ecco, dottore, la interrompo perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Sono Rita, da Nardò. Sì, da dove Rita, chiama? Da dove chiama? Ecco, io volevo dire che la depressione è una brutta bestia e ci vuole molto per capirla. Cioè, il dottor da Lecce sta chiamando. Sì, da Nardò, chiaro, grazie. Allora, non c'è una cura per questa depressione. Bisogna farsi forza, restare... è quello che ti dicono le persone, cioè uscire, divagarsi.
farsi mangiare, perché a volte se uno non mangia pure resta si sente male se non mangia, no? Per esempio le persone che hanno fatto bambino come me, quando nascono i bambini ti viene la depressione perché non sai come devi affrontare le cose, no? Come devi affrontare uno come crescere un bambino, queste cose qua. Però la causa proprio io non la so, per esempio, no? Io non sapevo proprio perché mi venivano queste depressioni. Non riuscivo ad uscire, non riuscivo a mangiare, non mi andava di fare niente. Cioè, c'è una cosa valida, un medicinale adatto. Ecco signora, io ho capito la domanda. Adesso abbiamo in studio gli ospiti, quindi gli esperti, facciamo rispondere a loro. Intanto grazie. Grazie a questa telefonata, l'avete ascoltato. Grazie. La dottoressa Rizzo diceva esiste una cura, cioè come ci sono delle strategie di comportamenti efficaci. Sì, la signora ha toccato diversi punti ed è vero che ci sono delle cure che sono delle cure articolate, nel senso che è utile a volte quando c'è una depressione persistente, una depressione maggiore, l'aiuto del farmaco, e questo il collega magari è più addentrato, ma poi bisogna adottare dei comportamenti diversi, uno stile di vita diverso, che appunto sono quelli di attivarsi, di non rimuginare, di attivare anche la creatività. Il signore diceva c'è un calo comunque dell'appetito, c'è una modificazione del sonno, dell'appetito, di alcune cose che vengono meno, ma bisogna costruire un percorso integrato in modo da superare con diversi modi. Poi parlava appunto della depressione postpartum, che è quella che riguarda le puerpere, quando diciamo c'è la nascita di un bambino, in cui si viene a modificare l'assetto della vita della persona, per cui bisogna attivarsi, modificare il ruolo di mamma, e questo a volte, ma c'è comunque un cambiamento fisiologico di alcune sostanze che si modificano l'organismo e possono appunto portare a questa depressione postpartum, che va affrontata nei servizi e nei posti adeguati. C'è un cambiamento fisiologico. Un'altra telefonata in linea, buon pomeriggio. Sì, pronto, buon pomeriggio. Pronto? Mi sente? Sì, da dove chiama? Allora, io praticamente soffro di depressione da tanti anni, è una cosa che mi porto dall'adolescenza e l'ho sempre sottovalutata, e man mano che l'ho sottovalutavo è peggiorata. Adesso chiaramente insomma ho cominciato innanzitutto a farmi seguire con continuità e poi soprattutto con un utilizzo di ansiolitici e anche antidepressivi, però leggeri, la sto combattendo. Chiaramente tra le tante cose ci sono azioni di volontariato che mi distraggono, mi sono creato passioni, comunque il discorso lavorativo è stato amplificato anche se il periodo è quello che è, e diciamo che è una cosa che purtroppo non va assolutamente sottovalutata in tutti i modi. Io ho scaricato sul cibo, infatti ho preso una cinquantina di chili, e purtroppo sono vittima di quelle apnee notturne in cui io rischio di rimanere soffocato, anche perché ho fatto un lavoro di vigilanza per 2 anni notturno, e quindi chiaramente lo stomaco si è abituato a stare ed essere aiutato dalla forza di gravità di notte, no? Quando tu stai seduto. Questa cosa è stato un problema, perché ancora adesso mi devo alzare la notte e stare per un po' di tempo seduto sul letto, perché altrimenti ho dei conati di vomito e poi soprattutto non respiro. Quindi concordo e confermo quello che diceva il signore, che è veramente una tragedia. Volevo dire un'altra cosa. Sì, prego. È importante una alimentazione bilanciata, cioè deve essere completa. Io ce l'ho completa, però il problema è che sono le quantità che sbaglio, perché quando mi metto mi abbuffo, sinceramente. Va bene, grazie. Grazie a lei. Allora, dottore, rispondiamo alla domanda un po'. C'è una cura specifica per quanto riguarda la depressione? La depressione... O a secondo dei casi, chiaramente. È ovvio, cioè la depressione è una malattia psichiatrica che ha diverse declinazioni. Esistono delle strategie atte ad affrontarle, e qualsiasi strategia noi utilizziamo la dobbiamo ritagliare addosso al paziente. Io mi volevo ricollegare con lo spot di Ferrara, perché dice una cosa molto bella e molto importante. C'è
un bellissimo libro scritto dal professor Cancrini qualche anno fa, che parla appunto di depressione, che si intitola Date parole al dolore. Ora noi possiamo vedere la depressione, sicuramente facciamo bene a vedere la depressione sotto diversi punti, soprattutto neurobiologici. Quelli davvero bravi parlano di componente psichica, componente cognitiva e componente fisica della depressione. Però, a voler vedere oltre, esiste un dolore non elaborato in ogni depresso. È la capacità di parlarne con qualchedun altro, cioè di stabilire una relazione umana in cui c'è l'amore che di qualcuno che sta lì ad ascoltarti e che ti fa sentire una persona per, forse vista per quello che, per il quale tu vorresti essere visto, è sicuramente la strategia migliore per essere curati. Fermo restando che nella depressione maggiore è mandatorio l'utilizzo dei farmaci antidepressivi. Dottore Mustic, abbiamo ascoltato la telefonata del signore. Dice: io faccio un'alimentazione bilanciata, ma sbaglio sulla quantità. E bisogna affidarsi agli specialisti, magari. Perché uno fa i test, sì, magari alla fine si sbaglia. Di solito si fanno le diete fai da sé, da te, quindi ogni tanto bisogna anche interpellare qualche professionista. Vabbè, ci sono varie tecniche, soprattutto cercare di mangiare diciamo ogni 2 o 3 ore, quindi non arrivare a pranzo, a cena, quindi affamati, e per questo poi si scaturiscono le cosiddette abbuffate. Poi ci sono tanti sintomi, perché voglio dire, la fame emotiva diciamo è complicata, le colleghe sicuramente ne sanno molto più di me. Per ricollegarci a quello che diceva appunto il telespettatore, appunto la cosa importante, no, che dicevamo, dice, lui faceva un lavoro particolare di notte, lavorava di notte, quindi poi voglio dire, non è facile. Assolutamente no, soprattutto i dormisti hanno un problema dell'alimentazione, perché come diceva appunto il collega in studio, il ciclo circadiano è completamente stravolto, quindi voglio dire, di giorno dormono e di notte magari lavorano, quindi è complicato avere un'alimentazione giusta, anche se sia equilibrata, e soprattutto il cortisolo ha il suo bel effetto dello stress, quindi aumenta lo stress, aumenta la stanchezza e aumenta appunto, magari può aumentare anche i chili in chili sovrappeso. Lei mi ha fatto una domanda prima: cosa mangiare effettivamente? Effettivamente ci sono dei cibi, perché? Perché la stanchezza, voglio dire, non c'è solo appunto la stanchezza induce dei dolori articolari, induce stitichezza, è abbinata al sovrappeso, in pratica si ha proprio una tendenza a una acidosi metabolica, e quindi noi dobbiamo far sì, dobbiamo combattere questa acidosi metabolica. Come facciamo? Appunto mangiando dei cibi come si faceva una volta, quindi cibi integrali, poco raffinati, molta frutta, molta verdura di stagione, soprattutto in questo periodo. Se la consumiamo cruda ancora meglio, quindi questi qua, la frutta, voglio dire, cruda è capace di attivare i vari processi, no? Per alcalinizzare quindi il nostro organismo. Quindi cibi poco elaborati, cibi light, ricchi di vitamine, questo è importante. Ecco, per questo è importante avere, appunto, come diceva il telespettatore, sì, una dieta equilibrata, ma bisogna capire come equilibrare questa dieta, non è così semplice. Ecco, con lei vedremo poi quali sono i cibi che magari danno energia. Linea alla regia invece per alcuni consigli pubblicitari. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo. Il proprio momento magico. Il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa, Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi, una bella sorpresa.
Signor Pay, la piattaforma digitale con la più vasta gamma di servizi, a portata di click e senza canoni mensili. Signor Pay, le ricariche telefoniche di tutti i gestori, nazionali e internazionali, delle Pay TV, dei conti gioco, i pagamenti di tutti i tipi di bollettini postali, bolli auto, certificati, visure, biglietterie viaggi, sport e spettacoli. Per info su servizi e affiliazioni, contattaci senza impegno. Scegli Signor Pay, il futuro è qui. Abbiamo riscoperto l'importanza delle emozioni uniche e del tempo trascorso con le persone più care. Nuovo Arredo da sempre condivide con te questi valori ed ha a cuore il tuo benessere. Ti garantiamo mobili curati in ogni dettaglio, personale professionale disponibile, convenienza e attenzione alle tue esigenze. Da Nuovo Arredo si riparte alla grande e paghi fino a 3 anni con comode rate a tasso zero vero. Danni TAEG 0%. Ti aspettiamo in tutti i nostri punti vendita. Nuovo Arredo. Da cosa nasce casa. Parliamo di depressione, parliamo invece anche delle cure, ma cure che non sono soltanto con, diciamo, farmaci. Chiedo alla dottoressa Rizzo quali, diciamo, come si fa a combattere la depressione con alcuni magari esercizi a livello psicologico senza ricorrere nell'immediatezza ai cosiddetti psicofarmaci. Gli esercizi sono quelli di modificare i nostri comportamenti e quindi dobbiamo un po' modificare la nostra vita attraverso delle situazioni piacevoli e che ci portano, non lo so, a intensificare il rapporto con la natura, con la luce, che stimola le nostre endorfine e anche il nostro umore. Cercare di introdurre anche nella nostra vita aspetti creativi che sono gli hobby, il giardinaggio, la cucina, qualsiasi cosa che ci crea piacere, e modificare anche i nostri pensieri, perché la persona depressa tende un po' a rimurginare, ad autocommiserarsi, autosvalutarsi. Bisogna invece spezzare questo circolo di pensiero negativo, ma appunto cercare di attivarsi con, immaginando anche delle situazioni piacevoli che ci appartengono, in modo da allenare la nostra mente a provare piacere nelle cose. E poi, diciamo, bisogna comunque associare al farmaco, alla farmacoterapia, anche un percorso psicologico che ci porta a modificare quello che è il nostro assetto interiore con un'elaborazione dei nostri vissuti, perché la depressione ha anche cause psicologiche e anche sociali. E ricordiamo, insomma, che stiamo attraversando tutti un periodo particolare, quello dell'emergenza sanitaria, che ci porta un po', diciamo, a provare questa situazione a volte di difficoltà, no? Perché il lavoro non c'è, perché si sono persi i contatti sociali, perché ci sentiamo tutti un po' più soli, e appunto bisogna un po' cercare di vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, no? Vedere quello che c'è di positivo in tutte le cose, in modo da non annientarsi, non sconfiggersi, ma attivarsi e poter andare avanti al meglio, ecco, possibile. Siamo collegati adesso via Skype con la dottoressa Nicola Campobasso, che è nefrologa presso la clinica guidata dal professore Loreto Gesualdo, responsabile dell'unità operativa semplice nefro Covid dell'ospedale della maxi emergenza installato presso la Fiera del Levante di Bari. E in questa settimana la dottoressa sta sperimentando con successo l'utilizzo della ozonoterapia nei malati Covid. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio a voi. Ecco, possiamo dire che fino ad oggi questo tipo di terapia non era mai stata applicata, diciamo, contro il Covid, è così? Dunque, non in Puglia, perché a Bergamo nella prima ondata di Covid l'hanno sperimentata, i colleghi di Bergamo l'hanno sperimentata già nella prima ondata l'anno scorso e con ottimi risultati che hanno già pubblicato. Noi abbiamo avuto adesso il macchinario a maggio e quindi siamo partiti con la seconda ondata. A Bari nessuno fa l'ozonoterapia, certo. Ecco, diciamo una terapia che sta funzionando appunto nei confronti dei malati Covid. Fino ad oggi quanti pazienti avete trattato?
Dunque, ne abbiamo trattati una cinquantina, adesso stiamo tirando le somme per pubblicare poi anche noi sul Covid, ma noi abbiamo lavorato anche non solo sul Covid, ma anche sulla patologia infiammatoria cronica, quindi stiamo lavorando adesso per la prima volta col Covid, quindi abbiamo degli ottimi risultati, anche perché non abbiamo grosse armi terapeutiche, a parte adesso i monoclonali e il plasma iperimmune, poi diciamo nella fase in cui peggiorano, per evitare che peggiorino, non c'è nulla se non il cortisone e la classica terapia. Invece l'ozono è capace di fermare la tempesta citochinica nel Covid, ma non è solamente usato per il Covid, anzi sentivo parlare anche la dottoressa della depressione, c'è anche il post-Covid che bisogna tenere in considerazione. I malati di Covid, guariti dal Covid, hanno questa sintomatologia, cioè disturbi della concentrazione, della memoria, dolori muscolari articolari. Dottoressa, gli studi annuiscono, la interrompo perché dico gli studi annuiscono perché abbiamo una psicologa, psicoterapeuta, una psichiatra dell'ASL di Brindisi, quindi stanno annuendo quello che lei sta dicendo. Eh sì, infatti, perciò dico, arrivo al punto che oltre al Covid, e quindi nel fermare la tempesta citochinica come antinfiammatorio, antiedemigio, antidolorifico, lo possiamo usare anche nel long covid, che forse è peggio, diciamo, come residuo di questa malattia, che loro, gli psichiatri, la chiamano brain fog, che è tutto un insieme di sintomi, appunto, che vanno dal disturbi del sonno, della concentrazione, della memoria, affaticamento, spossatezza, quindi fa bene anche, l'abbiamo provato, anche per il long covid, perché è un forte energizzante l'ozono, quindi si vive meglio e la gente se ne accorge e chiede di farlo oppure di continuare. Ecco, dottoressa Campobasso, possiamo dire che questa terapia comunque sta producendo anche benefici per quanto riguarda anche un'altra vasta gamma di patologie, cioè oltre il Covid? Eh sì, è appunto quello che dicevo, a parte il long covid, poi c'è sulla patologia infiammatoria cronica. Io lavoro in nefrologia, dove ci sono i pazienti dializzati e nefropatici, e la base di tutte le problematiche di questi pazienti è l'infiammazione, soprattutto quella cronica. Noi adesso la usiamo nel covid, che è un'infiammazione acuta, ma è un'infezione acuta. Nella infiammazione cronica, che la malattia comporta, la malattia cronica, abbiamo avuto dei grossi risultati, ma soprattutto anche nel piede diabetico. Lo facciamo sia localmente in dei sacchetti particolari e sia come ozonoterapia, come autoemotrasfusione, quella che facciamo per il Covid, cioè preleviamo il sangue, lo miscegliamo con una miscela di ossigeno-ozonoterapia fatta da una macchina dedicata e poi raccolta in una sacca esclusivamente ad uso per uso di ozono, e poi lo rimettiamo il sangue così ozonizzato, che cambia colore. Lei vede il sangue blu, rosso scuro, e invece l'ossigeno viene ceduto all'emoglobina e quindi il sangue cambia colore, diventa rosso vivo, come se fosse sangue arterioso. Si ridà al paziente in totale sicurezza, in totale sterilità, perché è un circuito chiuso. Io la ringrazio per questo suo contributo, la ringrazio lei e la sua equipe per questo lavoro preziosissimo in questo periodo di emergenza. Grazie. E la ringrazio, dottoressa Nicola Campobasso, buon lavoro a lei e alla sua equipe. Grazie, arrivederci. Grazie, e in studio con un'altra telefonata in diretta. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buona serata a tutti. Da dove chiama lei? Da dove chiama? Siamo da Foggia, sì. Mi chiamo Nicola. Volevo un parere proprio dalla dottoressa, essendo che sono una persona, una categoria a rischio, e che sono malato o invalido al 100%, ho delle patologie molto gravi e dove prendo molti farmaci salvavita. La domanda che volevo porre alla dottoressa è, in questo periodo che purtroppo
ho vissuto come tutti quanti gli altri, di stare molto tempo a casa, e sto vivendo questa situazione da un anno a questa parte, che non riesco più a dormire la notte. Io non sono per i farmaci tipo per addormire, volevo il parere di un esperto. Come grazie, grazie, è stato chiaro il parere. Sì, può aggiungere qualcos'altro? Come si può venire fuori dalla situazione che una persona non riesce a dormire? Ecco, come si può venire fuori quando purtroppo si ha questo tipo di problemi, dottore? Allora, sì, la risposta più semplice e anche quella più immediata e quella più funzionale è la somministrazione di farmaci ipnoinducenti, che vanno un po' demonizzati, nel senso che sebbene hanno degli effetti collaterali, quello è fuori di dubbio, noi psichiatri lo sappiamo benissimo, però gli psicofarmaci, voglio dire questa cosa, hanno gli stessi effetti collaterali che hanno gli antibiotici, gli antinfiammatori e quant'altro. Sono farmaci che vanno maneggiati con competenza, ma che portano un grosso beneficio. Esistono comunque anche delle tecniche comportamentali che possono aiutare il sonno, ma se una persona vive una condizione così disagiata e così sofferente come quella della nostra ascoltatrice, secondo me un piccolo aiuto farmacologico è una cosa consigliabile. Ecco, la dottoressa Rizzo, invece, dico, possiamo imparare da noi stessi a conoscere lo stress? Della libido, ci sono tante cose che fanno capire che siamo stressati. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di concentrarci su noi stessi, cercare di vivere il qui ed ora, cercare di vivere le cose al momento. È chiaro che anche questa situazione del Covid ci ha un po' spiazzato tutti. C'è subito un altro servizio, un video fuori, era primavera, viaggio nell'Italia del lockdown. Il servizio invece a cura di Leo Spalluto da Taranto è collegato con noi in questo momento con Floriana Maraglino, che è consulente esperta del lavoro su di sé in chiave alchemica. Scopriamo di che cosa si tratta. Grazie Gianni per questo collegamento, siamo negli studi di Taranto con Floriana Maraglino, che è una figura professionale davvero molto particolare, perché è una consulente del essere se stessi, del vivere se stessi, del migliorare se stessi. Possiamo spiegare esattamente di cosa si tratta? Sì Leo, innanzitutto grazie per questo invito, sono molto onorata di essere qui. Allora, nel panorama classico della crescita personale io mi inserisco in una chiave particolare, che è quella del lavoro su di sé in chiave alchemico-trasformativa. L'alchimia è una scienza sacra, tutti gli effetti, era considerata l'ars regia del lavoro su di sé, persegue una direzione importante, io dico che è quella di formare scienziati dell'anima, scienziati nel senso di figure, persone che si lavorano dentro, imparando a distinguere qual è la voce della personalità, cioè della nostra parte più, passami l'espressione, meccanica, cioè quella parte su cui si sono sostanziate le credenze, le false identificazioni con chi crediamo di essere, e non la direzione del sé, che è quella appunto dell'anima. E il regno del sé, voglio fare una precisazione, potrebbe essere scambiato per filosofia teoretica, per qualcosa di astratto, invece no. Sentire l'anima è un'esperienza che si può assolutamente vivere, e il lavoro su di sé appunto risponde a questo obiettivo ambizioso. Un obiettivo ambizioso, frutto anche di tanti studi, di una carriera già lunga. Ecco, in questo periodo così difficile come quello del Covid, in cui naturalmente i problemi del vivere tutti i giorni sono acuiti terribilmente, quando si rivolgono a lei, cosa le chiedono principalmente?
Allora, senza dubbio l'anno pandemico che abbiamo vissuto ha portato in ciascuno una destrutturazione. Quindi quando si rivolgono a me, diciamo che le persone si dividono in due categorie. C'è chi ha vissuto questa destrutturazione come una distruzione fallimentare e chi invece inizia ad essere consapevole che possa avere una direzione più creativa. Ed è assolutamente poi l'invito che io faccio un po' a tutti, perché è chiaro che ha cambiato molto il nostro modo di vivere, dal macro al micro, un po' tutto, le istituzioni, il rapporto con le stesse, l'educazione, il modo di vivere, il concetto di salute. Però parlando di quello che strettamente mi compete, ci ha letteralmente obbligato a reclinare lo sguardo, quindi a stare lì dove prima non eravamo poi così tanto abituati a stare, che è appunto il rapporto con la propria interiorità, con emozioni che spesso vengono percepite come scomode, però ecco, questa mascherina, questa costrizione al distanziamento che non è solo fisico, è stato proprio emotivo, psicologico, ci ha portato ad approfondire, ecco, quello che raramente siamo abituati ad approcciare. Ecco. Possiamo dire quindi che il suo compito, il suo lavoro, la sua professione porta, oltre che a una piena coscienza del sé, anche ad una ricerca di una serenità, di un'armonia assoluta? Sì. Più che ricerca, diciamo che la direzione è paradossalmente un po' al contrario, perché noi siamo abituati, la nostra è una mente separativa, è una mente duale, è una mente che divide sempre le esperienze in giuste, sbagliate, buone e cattive, e questo ci porta a sentire che ciò che non va bene deve essere eluso andando sempre alla ricerca di qualcosa al di fuori. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Floriana Maraglino per essere stata nei nostri studi. Gianni, ti ripassiamo la linea allo studio centrale. Grazie, grazie Leo Spalluto, ringrazio anche la dottoressa Floriana Maraglino. Intanto con la dottoressa Rizzo avevamo un problema di microfono, lo abbiamo sistemato. Per quanto riguarda appunto come riconoscere noi stessi quando si è, diciamo, sotto stress, quando arriva la depressione, riusciamo a conoscere questo sintomo? Sì, ci sono dei sintomi, dei segnali che ce lo fanno capire, che sono appunto, diciamo, la mancanza di energia, di forze, di concentrazione, diciamo, ci sono questa difficoltà anche ad affrontare le situazioni della quotidianità, facciamo tutto con fatica, c'è una riduzione del sonno oppure un aumento del sonno, oppure una diminuzione dell'alimentazione o un eccedere nell'alimentazione. E poi questo fatto di avere anche, diciamo, dei pensieri che sono appunto legati ad emozioni negative, alla rabbia, alla difficoltà all'autocommiserazione, a pensieri che ci riportano a sentimenti che non ci aiutano a fronteggiare quello che ci chiede l'impegno quotidiano. Allora, dottore Mustica, adesso diamo, diciamo, dei buoni consigli a chi ci sta seguendo in questo momento da casa. Ci sono cibi che danno energia giusta, adeguata, sufficiente? Dottore, non la sentiamo, abbiamo qualche problema? Non so se ha sentito la mia domanda per quanto riguarda... L'ho sentita. Le dicevo che effettivamente ci sono dei cibi, i cibi danno tutta energia, però ci sono dei cibi effettivamente che sono preferibili, no? Mi collego alla telefonata prima del signore, la fatica a dormire. Allora, cosa dobbiamo mangiare per dormire meglio? Ma io consiglierei soprattutto cibi che sono contenenti, che contengono, scusate, magnesio, potassio, questi favoriscono il riposo. Lo stesso vale per quanto riguarda anche il cereale, soprattutto quello integrale. E sfatiamo il mito che i carboidrati non si possono mangiare la sera. In particolare, ad esempio, il riso è ricco di un aminoacido, il triptofano, che è il precursore della melatonina, che sarebbe poi l'ormone del sonno. Quindi possiamo mangiare benissimo, voglio dire, un piatto di pasta, un piatto di riso la sera senza problemi. Soprattutto per chi soffre di reflusso esofageo è importante appunto mangiare dei cibi poco elaborati, quindi cibi light, e questo ci aiuterà sicuramente per quanto riguarda il sonno. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Buonasera. È in linea, buonasera. In diretta. Buonasera a lei. Senta, io mi chiamo Gabriele, forse
Castro e Paolo Damari da una RSA, il club del nonno. Sì, mi dica. Senta, io desidererei che fareste anche voi una battaglia come il dottore Impagliazzo della comunità di Sant'Egidio, e che qui abbiamo la salute da una parte e la salute anche dall'altra. Gli anziani non possono stare reclusi, non possono non vedere le persone, non possono mangiare un qualcosa da fuori, che c'è una delibera per i pranzi di asporto. Perché io devo mangiare per forza quello che propinano da RSA? Lei mi creda, io sono lucido e vedo ogni giorno. Gli anziani moriranno da Auschwitz, qualcuno è uscito vivo, dalle RSA escono morti. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, mi chiamo Forcendo Gabriele, il mio numero, se ce l'avete, a disposizione anche dell'autorità giudiziaria. Grazie, meno. È stato chiaro, grazie. Io per quello che accade nelle RSA, ovviamente tutte le RSA svolgono, diciamo, dovrebbero svolgono un lavoro, diciamo, con molta attenzione e con scrupolosità nei confronti degli anziani. Capisco il dramma del telespettatore, dice, io purtroppo mi trovo recluso, diciamo, e purtroppo ho queste difficoltà. Dopo la pubblicità, in collegamento con noi invece il dottor Stefano Termite dell'ASL di Brindisi. Linea alla regia. Qualità, professionalità, tradizione, con il valore aggiunto di una sensazionale competitività dei prezzi. È la firma di Arredo Casa Serafino su tutte le sue proposte in promozione. Vieni a scoprire le straordinarie condizioni d'acquisto di questo arredamento completo, con cucina, camera matrimoniale, parete e cameretta, in pronta consegna. Arredo Casa Serafino, Francavilla Fontana, via Pergrottaglie, chilometro 2,6. La qualità è di casa. Signor Pay, la piattaforma digitale con la più vasta gamma di servizi, a portata di click e senza canoni mensili. Signor Pay, le ricariche telefoniche di tutti i gestori, nazionali e internazionali, delle Pay TV, dei conti gioco, i pagamenti di tutti i tipi di bollettini postali, bolli auto, certificati, visure, biglietterie viaggi, sport e spettacoli. Per info su servizi e affiliazioni, contattaci senza impegno. Scegli, Signor Pay, il futuro è qui. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo. Il proprio momento magico. Il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa, Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi, una bella sorpresa. Nuovamente in diretta, restiamo uniti, siamo collegati via Skype con il dottore Stefano Termite, che è dirigente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Puglia sono 1.246.884, il dato è aggiornato alle 17. Dottore Termite, qual è invece la situazione in provincia di Brindisi per quanto riguarda le vaccinazioni? Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Sì, buonasera a lei. La situazione è quella che conoscete a livello nazionale. Abbiamo avuto una riduzione delle consegne di vaccino AstraZeneca e questo ha comportato dei problemi nella programmazione dei soggetti tra i 60 e i 79 anni, della popolazione di questi soggetti, e quindi abbiamo dovuto rimandare le prime dosi, soprattutto stavamo iniziando dai 69enni a scendere fino ai 60, e quindi per questa popolazione si è determinato un fermo nella vaccinazione, mentre stiamo continuando a vaccinare regolarmente con Pfizer
di coloro che ne hanno diritto, quindi i soggetti estremamente vulnerabili. Noi abbiamo continuato a vaccinare con le prime dosi tutti coloro che fanno parte delle reti di patologia, quindi gli oncologici, gli emopatici, i nefropatici cronici e i soggetti con malattia rara, e poi lo stiamo vaccinando anche con le seconde dosi tutti coloro che hanno maturato l'epoca della seconda dose, quindi 21 giorni per Pfizer e 28 per AstraZeneca. Nel contempo i medici di medicina generale stanno vaccinando i loro pazienti estremamente vulnerabili, sia alcuni presso i loro ambulatori medicina generale, ma la maggior parte presso i nostri centri vaccinali, sia territoriali che di popolazione. Quindi gli ultimi sono gli hub, e negli hub vaccinano insieme a noi in sedute contemporanee oppure in sedute specifiche che sono gestite da loro insieme a qualche nostro operatore che li supporta. Ecco, dottore, possiamo dire che è fondamentale che i cittadini, in modo particolare proprio in questa fase, in questo periodo in cui la campagna vaccinale sta progressivamente raggiungendo una fascia sempre più ampia di popolazione, anche per quanto riguarda la provincia di Brindisi, continuano a rispettare quelle che sono le regole basilari a livello comportamentale, cioè regole di comportamento anti-Covid. Sì, le regole sono essenziali perché nonostante la vaccinazione ancora la popolazione non è tutta vaccinata e quindi il virus circola ancora in misura molto importante. Abbiamo avuto fino alla settimana scorsa una recrudescenza importante di nuovi casi e quindi non possiamo allentare quelle che sono le regole, altrimenti non avremo altro che una ripresa della recrudescenza di malattia e di contagi. Quindi tutti dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, dobbiamo portare la mascherina, dobbiamo usare i gel sanificanti, tutte le regole che dall'inizio, dal febbraio 2020 in poi ci siamo dati, devono continuare, altrimenti nonostante siamo diciamo già quasi un terzo della popolazione vaccinata con la prima dose, noi avremo purtroppo un'estate con numerosi casi. Se non sapremo rispettare queste regole in questo momento che stiamo andando verso una maggiore apertura, visto che la diminuzione dei casi ci porterà probabilmente la prossima settimana verso la zona gialla, però dobbiamo essere coscienziosi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Ecco, essere coscienziosi ma essere anche prudenti. Io ringrazio lei, dottore Stefano Termide, e anche lei nella sua persona per quello che è l'impegno di tutti coloro negli hub vaccinali, ma anche i medici di medicina generale. Grazie e buon lavoro a lei. Grazie e buonasera a tutti. Allora, con invece il dottore voglio Carmine Di Rosa, psichiatra dell'ASL, voglio invece puntare l'attenzione per quanto riguarda il discorso, e torniamo al tema principale, veramente il clima può influire sul nostro umore, specie il clima primaverile? Sì, esistono delle correlazioni tra la luce e l'umore. Si sa che per esempio nei paesi scandinavi, dove c'è soprattutto durante i mesi invernali praticamente un'assenza di luce tutto il giorno, il tasso dei suicidi sia molto più alto. E tra le varie terapie che si possono attuare nei confronti della depressione c'è cioè la cosiddetta light therapy, cioè la terapia della luce, che può essere un aiuto, ma il cardine rimane sempre, a mio avviso, la combinazione di farmaci più una attenta e consapevole psicoterapia. La luce è, se lo vogliamo vedere anche in termini filosofici, la luce è vita, no? Noi siamo, tutta la vita sul nostro pianeta viene retta dall'energia solare attraverso vari cicli biologici e quindi la luce ha anche un significato simbolico. Se pensiamo anche alla festività del Natale, questa corrispondeva al solstizio d'inverno, archetipicamente era una festa benaugurante in cui si facevano dei sacrifici affinché un nuovo anno di luce
apportasse fecondità alla terra. I due punti no, erano il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate, che corrispondono poi ai due santi della tradizione, ai due Giovanni, San Giovanni della tradizione cattolica, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Perché la luce viene percepita sempre come un elemento vitale, ce lo dice anche la letteratura, un archetipo simbolico come quello dei vampiri di Dracula. Loro sono non è un mito tanto così, loro sono non morti, non vivi e non morti. E che cos'è che perdono? Perdono la capacità di essere esposti alla luce, perché la luce è vita. Allora, la luce è vita, ma io aggiungo, dottor Di Rosa, che alla combinazione di farmaci, chiamo in causa il dottor Mustic, ci devono essere però delle sane abitudini contro la stanchezza primaverile. Quali sono queste sane abitudini, dottore? Beh, adesso che abbiamo più luce, sarebbe una sana abitudine uscire fuori, farci delle passeggiate, questo è importante, quindi, ma le semplici passeggiate, questo ci aiuta a fare attività fisica, e poi magari fare dei piccoli spuntini, ad esempio aiutarci con i vari yogurt, soprattutto per quanto riguarda i bambini, quindi senza magari, da preferire alle merendine piuttosto agli altri snack abbastanza complicati o industriali. Un'altra cosa importante sarebbe quella di, soprattutto per quanto riguarda gli anziani, perché appunto ci ha chiamato quella persona dell'RSA, no? Quel telespettatore dell'RSA, attenzione all'acqua, dobbiamo bere almeno un paio di litri d'acqua al giorno, questo vale per tutti, ma soprattutto per gli anziani, perché negli anziani non si sente, voglio dire, il bisogno di bere, questo è importante, soprattutto adesso che cominceranno le giornate molto calde. Ecco, quanto bisogna bere? Almeno un paio di litri di acqua, e soprattutto bisogna saper bere, non bisogna bere all'improvviso un litro d'acqua, tanto non serve a nulla, bisogna bere a piccoli sorsi ogni tanto e durante la giornata, durante la, lo so. Quindi portate la bottiglietta con sé, portate la bottiglietta con sé. Sempre portarsi la bottiglietta con sé, piccoli sorsi, non bere appunto non mezzo litro ogni volta. Quando beviamo tanto vuol dire che siamo già disidratati, questo non deve mai avvenire. Quindi noi non dobbiamo sentire la sete, questo è importante. E questo ci aiuta appunto a essere meno stanchi. Bere tanto ci aiuta a essere meno stanchi. Allora, dall'energia dal punto di vista alimentare, passiamo invece al calo di energia, se è veramente dovuto alle fatiche dell'inverno o nasconde invece un malessere più profondo. Dottoressa. Sì, a volte diciamo la depressione è legata ad aspetti del nostro vissuto, tutti noi abbiamo una nostra storia, delle nostre esperienze che sono uniche, a volte ci sono dei traumi che riguardano la nostra infanzia, la nostra vita, che vengono messi da parte nella nostra psiche e che vanno appunto elaborati, capiti, in modo da riaffrontare diciamo la vita in una maniera diversa, con le energie giuste. Quindi la depressione spesso è legata a degli aspetti traumatici della nostra vita. Allora facciamo un viaggio, prego la regia di mandare in onda il video Fuori era primavera, viaggio nell'Italia del lockdown, un trailer film di Gabriele Salvatores. Che cos'è il coronavirus? La preghiera. E tu no? Perché in 2-3 anni mi mancava questo. Quando abbiamo visto che il virus era una cosa che uccideva, hanno detto noi ce ne dobbiamo andare a tavolare. Siamo l'esercito che combatte il coronavirus. Il vero confronto con la realtà della serie, noi dobbiamo organizzarci qui, in questo spazio che abbiamo. Oggi è molto notte e speriamo una notte tranquilla. Come se fossimo Superman. Ciao, ciao. Stavi meglio senza leopardi? Ti sei preparato la certificazione. Ah. Ciao, papà. E anche oggi si guadagna domani. 110 e 9. Qua la mia data di dietro non è molto chiara. Andiamo a fare i compiti. Ed ora invece un arcobaleno senza tempesta, perché il sereno brilla in cielo. E questo è il lavoro
degli alunni della quarta E della scuola Fornelli di Bitonto. Ci trasferiamo nel Barese. Il video dopo la pioggia. Bene augurante questo filmato, 30 secondi a testa per i saluti e dopo la pioggia viene il sereno. Si spera che dopo quella che è la depressione possa arrivare la primavera. 30 secondi, dottore. Sì, questo è l'augurio che... Intanto ringraziamo gli alunni della scuola di Bitonto. Bravissimi, una canzone bellissima. Speriamo che risplenda al più presto l'arcobaleno e che torniamo a condividere la vicinanza con le persone che ci sono care. Dottoressa Rizzo? Sì, bellissimo questo messaggio di speranza, proprio perché fatto dai bambini che sono la nostra speranza per il nostro futuro. Speriamo di riprendere le nostre luci, le nostre vite piene di colori, in modo da annientare questo periodo negativo e far entrare appunto una nuova speranza, una nuova luce nella nostra vita. Dottore Mustic, una cucina multicolor, mi viene da dire. Molto, molto belli i vostri servizi, davvero complimenti, soprattutto ai bambini e tutti i servizi che avete mandato. Speriamo di ritornare tutti a colori, quindi questa è la cosa che dobbiamo augurarci per tutti noi. Ecco, io ringrazio il dottore Mustic, collegato dal centro igiene di Grottaglie, ma ci sono altre sedi da Latiano, se non sbaglio da Brindisi e forse anche da Lecce. Comunque tutte le notizie sulla pagina social, lo può dire anche il dottore, sulla sua pagina social, diciamo, può trovare tutte le notizie. Certo, mentre tutti gli esperti sono a disposizione. Consiglio, parere, possono scrivermi sulla mia pagina social, cercheremo di rispondere a tutti. Grazie mille. Grazie al dottore Mustic, al dottoressa Rizzo e al dottore Carmine Di Rosa, psichiatra dell'ASL. Il tema: più acceleriamo, prima torniamo a vivere. Da Gianni Canelieri, la più cordiale buonasera. Buonasera, arrivederci.